Spesso per integrare, abbiamo spesso solo per farli star bene, venire senza dire tu hai questi diritti. Nella Svezia è anche una cosa bellissima, ma hai anche questi doveri. Lì abbiamo fallito. Secondo me abbiamo forse non ignorato, ma sottovalutato che non è l'integrazione, non è una cosa che si fa da sé. Abbiamo visto anche in TV un'intervista che ha causato molta polemica qua, tipo una settimana fa. Cioè? C'era un predicante che stava dicendo che le bambine anche di 12 anni, se non si indossano il velo, vanno a finire nell'inferno. Tu ce l'hai questo video, ce lo puoi mostrare? Sì. Se a una ragazza di 12-13 anni diciamo che se si copre va in paradiso e se non lo fa va all'inferno, è perché funziona così. Dovremmo forse mentirle. Non voglio che nessuno guardi mia moglie, non voglio che nessuno guardi mia madre, non voglio che nessuno guardi mia sorella. È così che devono essere i musulmani. Per esempio, se vieni qui e trovi un cioccolatino che è ancora incartato e uno che invece è mezzo scartato, quale sceglieresti? Quello incartato, perché è bello, pulito e nessuno l'ha toccato. Contro di noi c'è molta disinformazione e propaganda. Cosa mi dice allora di quel video in cui un imam sostiene che se una bambina di 12 anni non indossa il velo va all'inferno? Come musulmano ti devo dire che lo devi indossare perché è l'Islam che lo dice, è la parola di Dio, sarà Dio stesso a giudicarti. La donna deve indossare il velo, non sono io a obbligarla. Una donna può uscire di casa solo se suo marito, il suo custode, lo concede. Questo imam sta parlando all'Unione dei Musulmani Svedesi, una delle tante associazioni islamiche che in Svezia ricevono fondi direttamente dallo Stato. L'anno scorso più di 500.000 corone, 50.000 euro. Perché questa, qui, è la filosofia del governo sull'integrazione, pagare associazioni, case, scuole, corsi di lingua agli immigrati e renderli così cittadini integrati. Ecco perché queste frasi sulle donne, nella democrazia da sempre più avanzata sul tema della parità di genere, hanno scioccato gli svedesi. Una donna deve parlare solo se necessario e quando esce in un luogo pubblico, poi lo deve fare senza mettersi il profumo. L'Islam dice che le donne possono mettersi il profumo, ma solo per il loro uomo, perché la donna per l'Islam è come un diamante, è molto prezioso. Chi può toccarlo e usarlo è solo uno, chi l'ha creato e chi lo possiede, perché si prende cura di lei. Ma se la donna, per esempio, vuole mettersi il profumo e andare a fare shopping? Perché mai dovrebbe farlo? Perché no? Perché continui a chiedere queste cose? Perché sono curioso. Non hai il posto giusto. Sei solo qui per creare problemi, mentre l'Islam è pace e libertà. Questa è la piazza principale di Rinkeby, la più pericolosa delle periferie di Stoccolma. La polizia la definisce una no-go zone, una zona dove non entrare. Qui ci vivono in 35.000 persone, il 98% è di religione musulmana. E qui appunto la polizia ha schedato negli anni ben 923 persone ritenute pericolose con precedenti penali come furto, ricettazione, incendio e aggressione alle forze dell'ordine. Questo è il bar principale della piazza. Parla inglese? No. Svedese? Nemmeno. No, neanche svedese. Spegni la telecamera. Ma solo una domanda, solo una domanda. Spegni quella telecamera, ho detto, non puoi filmarci. Perché? È un luogo pubblico questo. Vaffanculo, spostati, vai via di qui. Ma perché? Solo per aver fatto una domanda. È meglio per te se te ne vai, dammi retta. Ma siamo giornalisti. Lì in fondo c'è il centro islamico con la moschea riservata agli uomini a destra, a sinistra invece la moschea riservata alle donne. Salve, posso parlare con qualcuno di voi? No, 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 assolutamente. Vorremmo parlare di integrazione, della situazione di queste periferie qui a Stoccolma. No, non vogliamo fare nessuna intervista su questo tema. Dovete scrivere una lettera e poi decidiamo se rispondere o meno. Sai che molte persone da qui sono partite per unirsi all'ISIS e ora stanno tornando indietro qui in Svezia? No, non ne so nulla. Non potete fare interviste nemmeno qui. Andatevene, altrimenti chiamo la polizia. Salve, siamo della televisione italiana, vogliamo solo chiedere qualcosa sulla situazione qui a Rinkeby. Posso parlare con lei? No? Noi indossiamo il velo come tutte le donne qui, ma nessuno mi ha mai costretta a metterlo.
L'ho messo per la prima volta a 5 anni ed è stata una mia decisione. E come si fa a decidere a 5 anni? Vedi che tutto il resto della comunità ha il velo e quindi lo vuoi avere anche tu. Ma allora non è una scelta personale. Diciamo che quando ero piccola hanno deciso i miei genitori per me, ma poi ho deciso io. Va bene così. La vita per una donna a Rinkeby è davvero dura. Se vuoi andare in un bar o in un ristorante a bere qualcosa, non ci puoi andare. Se lo fai, sai che succede. Arriva la polizia morale, una specie di polizia islamica, che guarda come ti comporti, come sei vestita, cosa stai facendo. Ti squadrano dalla testa ai piedi e poi ti dicono: qui non puoi stare, alzati e vai a casa. Quello è il posto per te. Ti dicono che sei una puttana, una stupida, una cattiva musulmana. Per questo a Rinkeby le donne hanno tutte paura. E anche io parlo senza mostrare il volto. C'è una totale segregazione tra uomini e donne. Per esempio sugli scuolabus. Le femmine le fanno sedere dietro e i maschi davanti. Così li tengono separati anche sull'autobus. Qui l'unica legge che c'è è quella della Sharia. Succede oggi in Svezia, non in Arabia Saudita, in Svezia. È uno stato nello stato. Ecco cosa è oggi Rinkeby. Cresciuto grazie al welfare e a una visione aperta, tipica della socialdemocrazia svedese, è diventato autonomo, un piccolo stato islamico nel cuore della Svezia. Quando ci torniamo, il giorno dopo, finisce così. Questi sono tutti coperti qui. Via, via di qua, ho detto, andate via subito. Ok. No, ok.